L'endometriosi è una malattia tipica della giovane donna adulta, per cui parliamo di un'età compresa circa fra i 25 e i 45 anni e che si caratterizza dalla presenza in sedi anomale, non tipiche, del tessuto endometriale. Il tessuto endometriale sarebbe la mucosa che riveste internamente l'utero, che è quella che permette l'eventuale annidamento in caso di gravidanza e è quella che desquama nella mestruazione, evento ciclico mensile ampiamente noto. Se essendo un tessuto fuori posto, segue però lo stimolo ormonale, per cui per così dire, fra virgolette, mestrua anche in parallelo alla mestruazione fisiologica, in sedi però anomale, generando per cui dolore e una reazione infiammatoria circostante che può innescare il meccanismo poi di un dolore cronico. L'endometriosi può avere molteplici manifestazioni, da grosse formazioni cistiche e ovariche a piccoli focolai, però causa di grossi dolori perché magari collocati proprio vicino a terminazioni nervose, per esempio dei legamenti basali dell'utero, a formazioni molto complicate che possono creare gravi patologie occlusive o delle tube o dell'intestino addirittura o di segmenti compresi fra l'intestino e la vagina. Per cui il trattamento è vario e deve essere personalizzato. In linea generale possiamo avere tre aree tematiche di trattamento: un trattamento medico, un trattamento chirurgico e un trattamento del dolore cronico. A secondo il caso bisogna ritagliare un programma personalizzato per la singola paziente, dove l'accento è più sull'una o sull'altra di queste tre componenti, anche in relazione alle finalità e alla necessità di cura, se cioè si vuole curare solo il dolore oppure deficit funzionale o se c'è il problema di ricerca di gravidanza. L'intervento, quando si esegue per asportare più o meno grosse formazioni o evidenti focolai, per quelle sedi trattate è definitivo. Nella media può necessitare un'integrazione multimodale con terapie mediche perché l'evento dolore cronico potrebbe in certi casi necessitare trattamenti addizionali alla chirurgia e per cui in queste forme può non essere l'unica modalità di trattamento, però su quello che abbiamo asportato poi certamente è definitivo. Consiglio per l'endometriosi: se rilevano non un dolore occasionale ma un dolore reiterato, ciclico, in particolar modo nel periodo mestruale che tende a peggiorare con i giorni della mestruazione, rivolgersi al consulto del proprio medico di famiglia o del ginecologo, oppure se vogliono nella nostra sede, dove abbiamo a disposizione sia un ambulatorio dedicato pubblico per il dolore pelvico sia un ambulatorio dedicato per la terapia chirurgica laparoscopica dell'endometriosi complessa. Non si sa precisamente, in linea di massima si ipotizzano due grossi filoni: o una cosiddetta mestruazione retrograda, cioè nel corso della mestruazione il tessuto endometriale, invece che fuoriuscire attraverso il collo dell'utero e la vagina verso l'esterno, refluisce in direzione inversa attraverso le tube verso la cavità addominale e si può per cui collocare sulle tube, sull'ovaio, sul peritoneo, sull'intestino, eccetera. Un altro filone è una cosiddetta metaplasia, cioè delle cellule modificano le loro caratteristiche assumendo aspetto pseudo-endometriale. Probabilmente di caso in caso potrebbe essere l'una o l'altra o entrambe le combinazioni, però la cognizione scientifica certa a livello definitivo sulla causa specifica a tuttora non è completamente nota.